Michele Santoro il governo di centrodestra è il peggiore, almeno per quanto riguarda la sua politica immigrazionista. Loro spiega gettando fango a Di Martedì hanno Matteo Salvini. Il ministro quando vede i migranti diventa un leone affamato che vede un gregge di pecore. L'ex volto Rai. Nello studio di Giovanni Floris il 7 marzo. Contesta la costruzione di una politica sulla paura. E ancora. Noi guardiamo l'Africa e quello che comunichiamo agli italiani è che dobbiamo avere paura perché da lì arrivano ondate di nemici. Ma Salvini non è l'unico Matteo contro il quale il giornalista si scaglia. Sempre sulla tragedia di Cutro, Santoro accusa Piantedosi. A suo dire il titolare del Viminale ha dimostrato una mancanza assoluta di compassione umana. Al di là delle colpe, che sicuramente non sono solo di questo governo, il problema è la compassione che tu provi per le vittime della strage. E se tu non capisci che quelle persone sono arrivate accanto a una riva, e si sapeva che si stavano avvicinando alla riva, e lo Stato non ha avuto la capacità di tendere una mano e di salvare queste persone, allora non puoi fare politica. Da qui l'appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, donna, madre, cristiana. Non può tenere accanto a sé una persona così. E aggiunge, anche se Piantedosi avesse fatto tutto il possibile, e non l'ha fatto, dovrebbe comunque chiedere scusa a quelle persone per non averle salvate.